Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi torno con un nuovo DIY, quindi con un video in cui vi mostro qualcosa che ho creato con le mie mani. Anche in questo caso si parla di segnalibri. Oggi ve ne mostro altri completamente nuovi che spero insomma possano piacervi e darvi qualche spunto per una piccola idea regalo, per un pensierino oppure per qualcosa che potete inserire insieme ad un libro che regalate ad un vostro amico o ad un vostro parente. Come sempre ho fatto del mio meglio, ho cercato di creare qualcosa che fosse facile però allo stesso tempo un po' d'effetto carino anche da vedere, e ovviamente potete personalizzare le creazioni come più vi piace, utilizzando altri colori, utilizzando altri materiali. Questo è quello che ho fatto io. Adesso vi lascio al video e noi ci vediamo dopo. Per il primo segnalibro di oggi vi servono due fogli di carta dai colori tenui, un foglio su cui ho fatto stampare dei piccoli frutti, un paio di forbici, un lapis, un righello, un filo di quelli per cucire con un colore tenue tipo panna, un rotolino di scotch e la colla. Iniziamo disegnando, e qui potete usare il righello anche se io non l'ho fatto, delle formine che devono praticamente ricordare, perché poi è quello che andiamo a realizzare, le bustine del tè. Una volta fatte con la matita, poi le tagliamo in modo da avere la forma della bustina da tè. Scegliamo poi tre frutti che chiaramente devono stare all'interno della bustina, quindi abbastanza piccoli, e che ovviamente possano essere dei gusti per il tè, quindi magari lasciate fare le verdure, e poi io li ho ritagliati e con un pochino di colla li ho semplicemente attaccati sopra la mia bustina da tè. Una volta fatto questo, con un pennarellino nero ho scritto la parola T in basso sotto al frutto. Dal filo color panna ho tagliato tre pezzetti di uguale lunghezza, che ovviamente fossero leggermente più lunghi di un libro. Una delle estremità l'ho attaccata con un pezzettino di scotch dietro alle mie bustine da tè. Infine, sull'altro foglio di carta ho ritagliato tre piccoli quadretti che poi ho attaccato all'altra estremità del filo usando sempre un pezzettino di scotch. Ecco quindi pronto il segnalibro con la forma di una bustina di tè. Per realizzare il secondo segnalibro vi serve un foglio di carta colorato, un rotolino di scotch, un paio di forbici, un lapis, un righello e una graffetta di quelle che trovate in cartoleria. Cominciate disegnando la bozza di una freccia. Io ho usato come modello, diciamo, la graffetta, perché appunto la freccia deve essere più grande di questa, la deve contenere al suo interno. Poi mi sono aiutata con il righello per perfezionare le linee e infine l'ho tagliata. A questo punto alzate leggermente uno dei lembi, il lembo più piccolo della graffetta, e poi appuntatela alla freccia con un pezzettino di scotch. Mi raccomando, non dovete toccare il lembo più piccolino, diciamo quello interno, perché deve sempre potersi aprire. Ecco pronto il nostro segnalibro, che vi permetterà non solo di ricordare la pagina alla quale siete arrivati, ma anche la riga esatta che avete letto e dalla quale dovete riprendere, quindi utilissimo. Bene, questi erano i segnalibri che ho creato. Spero che vi siano piaciuti, che abbiate trovato qualche nuovo spunto, qualche nuova idea, e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!